L'Italia è un paese strano, eh? Settimana l'altra mi hanno attaccato per 3 o 4 giorni perché lavoravo per la pace, e io più mi attaccano, più sono testone, più continuo a lavorare per la pace. Ma quando facevo il ministro dell'interno, il mio dovere era quello di controllare gli sbarchi e bloccare gli sbarchi di immigrati clandestini. L'ho fatto, ho vinto 3 processi. Giovedì sono in tribunale a Milano perché mi ha denunciato, non so se ve la ricordate, e vado a processo Carola Rackete. Cioè, siamo l'unico paese al mondo dove c'è una tizia tedesca che guida una nave con a bordo dei clandestini e sperona una motovedetta militare italiana in un porto italiano. Risultato, a processo non ci va lei, ma ci va il ministro dell'interno. E quindi, vabbè, quindi giovedì a processo a Milano, perché questa mi domando se una nave italiana avesse speronato una motovedetta militare tedesca in un porto tedesco, come sarebbe andata a finire. Però rimarremo col dubbio. Però, visto che non mi accontento solo del processo a Milano, settimana l'altra, venerdì 17, che è una data peraltro che è tutto un programma, venerdì 17 vado a processo a Palermo, perché lì sono accusato di sequestro di persona, perché una nave spagnola non ha voluto andare in Tunisia, non ha voluto andare a Malta, non ha voluto andare in Spagna, è voluta venire in Italia, e a processo non vanno loro, ma ci vado io.